No, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Io mi rivolgo soprattutto alle persone un po' più lontane che ci ascoltano da lì, a voi che state sotto quelle saracinesche, che ancora non vi avvicinate troppo. Vi chiedo una cosa soltanto, guardate questa piazza, guardate che qui ci sono delle brave persone, i candidati, delle brave persone tra di noi. Guardate, fate caso al fatto che ci sono soltanto due poliziotti della Polizia Municipale che ringraziamo, grazie. Se ci pensate, già è questo rivoluzionario. Pensate se venisse qui Gasparri, Brunetta, la Santanchè. Non c'è bisogno, veramente. Lo dico senza polemiche, bloccherebbero le strade. Non vedete che già questa è la dimostrazione che abbiamo fatto il nostro dovere? Quando 2 anni fa parlavamo di cittadini nelle istituzioni che non sarebbero cambiati di una virgola, che si sarebbero tagliati gli stipendi, che non avrebbero avuto scorte a parte le persone che gli davano delle pacche sulle spalle, questo è avvenuto. Voi tutti mi ringraziate, ci ringraziate dicendo grazie per quello che fai lì in Parlamento. Io lo ricordo a tutti che io, da Alila, Paolo, da tutti gli altri stiamo facendo il nostro dovere, quello che fareste anche voi e che farete anche voi. Vedo dei bambini, a Roma si dice a cavacecio, a cavalluccio sui genitori, lì da altre parti. Noi stiamo lavorando essenzialmente per voi, per queste creature, per questi pargoletti qua, provando a lasciarli un'Italia normale. Vogliamo soltanto un'Italia normale. E chiediamo a tutti i cittadini di Lamezia, a quelli appunto che sono un po' più lontano, dateci una possibilità, metteteci alla prova. Avete messo alla prova sempre il centrodestra, il centrosinistra. Noi abbiamo sempre detto che non avremmo fatto alleanze. Pensate, se avessimo fatto delle alleanze, magari oggi sarei sottosegretario, sarei venuto qui con la macchina blu, con la scorta. Non mi sarei tagliato lo stipendio, avrei 14-15 mila euro al mese. Vivrei, farei la bella vita, magari neanche verrei qui a Lamezia Terme. Non è il mio collegio elettorale qua. Io non sono venuto a chiedere voti, io sono di Roma. Se sto qui soltanto perché credo che sia sinceramente importante e fondamentale anche per i cittadini di Lamezia farsi Stato. Il problema in Parlamento non sono soltanto i ladri che ci sono gli onesti che abbassano la testa e che accettano di stare di fianco a un ladro. E questo è un problema. L'accettare che di fianco a noi ci sia un criminale, una persona che non compie il proprio dovere. Diceva Martin Luther King: io non temo la malvagità, la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio degli onesti. Per cui va da parte mia un ringraziamento ai gruppi locali che ci mettono la faccia. Non è facile in Calabria, ma non è facile anche in altre regioni. Guardate che la corruzione non è più un fenomeno del sud, è un fenomeno purtroppo internazionale e nazionale. Poi prima parlavate di minacce ricevute, qui i candidati, vedevo, tra l'altro una bella idea, questi manifesti a testa in giù, anche voi nel segreto dell'urna vi dovrete capovolgere e dovrete votare all'incontrario. Io racconto sempre un episodio che è anche divertente per certi versi, però è significativo per far capire lo stato attuale della Repubblica Italiana, del Parlamento della Repubblica. Circa 1 anno e mezzo fa pronunciai alcune parole diventate poi famose, io dissi che il PD era peggio di Forza Italia. Nessuno forse l'aveva mai, molti l'avevano pensato, però forse pronunciato in quell'aula, no? Perché si crede che la sinistra sia la cosa più pulita del mondo. Io ho notato che questi del PD fanno le stesse identiche porcate che faceva Berlusconi, anzi forse peggio, però le fanno con quel sorrisino e utilizzano il linguaggio per imbonirci, vedete, la buona scuola. Certo, non potevano scrivere quella riforma che ho scritto la cattiva scuola. Io lo dico sempre, no? Gli inceneritori li chiamano termovalorizzatori, fanno questo giochetto semantico, le guerre di invasione in Afghanistan le chiamano missioni di pace. Pensate che ancora oggi la guerra in Afghanistan ci costa 1 milione di euro al giorno, la guerra in Afghanistan. Comunque, quando dissi circa 1 anno e mezzo fa il PD è peggio di Forza Italia, poi dissi puniteci se voi lo dovete punirci perché eravamo saliti sul tetto a difendere la Costituzione, puniteci, ma prima cacciate dal Parlamento i ladri di Forza Italia. Bagarre, incredibile, ci fu una sorta di rissa, caccia all'uomo. Io mi beccai qualsiasi tipo di insulto verso mia madre, mia sorella, qualsiasi tipo di insulto, e partirono alcuni deputati di Forza Italia pronti a venire a picchiarmi. Chiaramente Brunetta no. Tra l'altro l'ho incontrato stamattina in ascensore. A un certo punto si avvicina, loro, forse anche Paolo,
mi facevano da cordone di protezione intorno a me, c'avevo una decina di parlamentari del Movimento 5 Stelle pronti a proteggermi, però arrivavano questi di Forza Italia proprio con aria minacciosa e uno lesto tra di loro, il deputato si chiama Chiarelli, riesce a infilarsi, quindi supera il cordone di sicurezza che mi facevano i miei colleghi e si avvicina con aria minacciosa verso di me. Io in quel momento penso, speriamo che mi dà uno schiaffo, così mi butto per terra e guadagniamo il 5% nei sondaggi. Sapete i calciatori, quelli che simulano, che stanno ore? Si avvicina, prima di avvicinarsi io in maniera molto gandiana, pacifica, tiro sulle braccia. Lui preso alla sprovvista, non sapeva bene che fare, li tira su pure lui. Successe questa, guardate, fa ridere, ma è così. E quindi nel Parlamento della Repubblica c'ero io così e Chiarelli così di Forza Italia, fermi immobili. Lui si rende conto che non mi può più dare uno schiaffo e mi dice una frase, guardate, che vi do la mia parola d'onore, che è sintomatica di come purtroppo votando sempre gli stessi sono diventate le istituzioni. Lui mi dice questa frase, Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Mi disse questa cosa. Allora io gli dissi, onorevole, mi dica chi è ladro e chi no, così lui ha capito di aver fatto una gaffa e se n'è andato. Alle volte anche quelli di Forza Italia ti dicono delle verità incredibili, non siamo tutti ladri, ma quindi i ladri ci sono, guardate che i ladri purtroppo ci sono. Ci sono, però gliel'abbiamo anche un po' permesso noi, non soltanto votando gli stessi, ma anche disinteressandoci. Vedere, anche sotto un po' una pioggerellina, qui alla Venezia Terme, centinaia di persone che vengono ad ascoltare di portavoce a parlare di politica, noi che non vi diciamo, che non vi daremo nulla in cambio, a parte il rispetto del programma, qualora doveste votare il Movimento 5 Stelle, non vi stiamo promettendo niente e non ve lo prometteremo mai, a parte l'onestà, la trasparenza e il rispetto del programma, è incredibile, significa che qualcosa sta cambiando, che il Movimento 5 Stelle, che prima era solo Beppe Grillo, è innegabile, oggi sta cambiando, oggi non siete venuti qui ad ascoltare da Lanesci o me o l'avvocato di Ippolito o Paolo, siete qui perché crediamo tutti quanti in un progetto, ovvero che i cittadini si possano fare Stato e che il Movimento 5 Stelle sta andando avanti con le sue gambe, anche con Beppe Grillo che non è più il protagonista assoluto, ci siamo noi a portare avanti delle idee, è incredibile. A coloro che pensano ma voterò o non voterò il Movimento 5 Stelle, chiedo soltanto una cosa, guardate quando le persone andranno a casa e lasceranno vuota questa piazza, come lasceremo la piazza. Se questa piazza sarà più pulita di come l'abbiamo trovata, evidentemente ci sta a cuore la pulizia di questa città. Fate caso a queste piccole cose che sono sintomatiche, che non c'è pulizia, non stiamo urlando, vi chiediamo soltanto una possibilità, lasceremo la piazza più pulita di come l'abbiamo trovata. Ci sono tanti giovani e anche delle persone più anziane che magari non campano con una pensione minima di 480 euro al mese, e il Movimento 5 Stelle ha depositato la proposta sul reddito di cittadinanza, che altro non è anche che l'aumento della pensione minima a 780 euro al mese. E coloro che dicono che i soldi non ci sono, è offensivo. Ogni giorno apriamo il giornale e leggiamo di ruberie, di opere incompiute, di furti, di tangenti, di mazzette, di grandi opere, di grandi appalti, di deputati in galera o deputati agli arresti domiciliari. Lo leggiamo ogni giorno, allora non è vero che i soldi non ci sono. Si tratta appunto di evitare che li rubino. Noi se fossimo entrati e avessimo dato la fiducia al Partito Democratico, cosa che vi assicuro Bersani non ci ha mai chiesto, Bersani voleva soltanto che al Senato noi abbandonassimo l'aula per permettere l'inizio di un governo monocolore, significa soltanto del PD. Oggi tutta questa gente a sentire delle idee di un movimento coerente non ci sarebbe stata. Oggi questa piazza sarebbe stata vuota. Non è mai successo nella storia della Repubblica che entrano i parlamentari che possono tenersi i soldi, fare un governo al limite, diventare pezzi grossi della politica, ministri, viceministri, e rifiutano perché credono in un cambio totale di questa società, che è tanto ingiusta. Questo non vuol dire che noi qualcuno vuole mettere il terrore, noi siamo... Oggi leggevo che l'1% degli italiani detiene il 14% della ricchezza. Noi vogliamo soltanto redistribuire un po', senza criminalizzare minimamente le persone più abbienti o i ricchi, se hanno fatto i soldi illecitamente va benissimo, però vogliamo soltanto che non ci siano delle persone costrette a rovistare nella spazzatura, o dei nostri giovani laureati, fior di laureati qui in Calabria, costretti a cercare lavoro in un call center magari in India. Vogliamo un paese normale, lo dico alle persone più lontane,
Vogliamo un paese dove le forze dell'ordine difendono i cittadini dai ladri, non i ladri dai cittadini. Vogliamo un paese normale. Dateci una possibilità. Metteteci alla prova una volta. Metteteci alla prova. Avete votato chiunque, abbiamo votato chiunque. Io una volta votai il PD, poi mi sono disintossicato e sono una persona nuova. Metteteci alla prova. Io, questo può essere un... però io lo dico sempre, io 2 anni fa mai avrei pensato di finire in Parlamento e di riempire con le nostre idee anche una piazza alla Lamezia Terme, io che sono di Roma. Mi riunivo con 4 amici in un bar a Roma Nord a scrivere il programma delle elezioni comunali di Roma. Non esisteva ancora il Movimento 5 Stelle, c'era una lista civica che si chiamava Amici di Beppe Grillo. Mi presentai nel 2008 e presi 0 voti. Zero. Neanche mi sono votato. E non perché non avessi fiducia in me stesso. Però credevamo che saremmo potuti entrare in Parlamento. A distanza di 3 anni, no, 2008, di 4 anni, siamo entrati in 2, di quei 4 amici sono diventati parlamentari della Repubblica, e uno oggi è vicepresidente della Commissione Rifiuti, si chiama Stefano Vignaroli, e combatte per la pulizia delle discariche, per fare chiarezza su chi ha mangiato sui rifiuti. E pensate che questa settimana è passata, dopo 20 anni, una legge portata avanti dal Movimento 5 Stelle che alza le pene fino a 20 anni alle persone che inquinano e che provocano morte. Perché pensate, ci sono tanti morti che muoiono in silenzio, che si ammalano di cancro in tutta Italia, dalla Calabria alla Val d'Aosta, per via delle discariche, di alcuni inceneritori, per la monnezza che nascondono sotto casa, per l'amianto. Questi sono i morti silenziosi, i giornali non ne parlano. 5.000 morti all'anno di amianto soltanto in Italia. Ecco, oggi chi fa questo rischia la carriera fino a 20 anni, ed è stato uno dei tanti successi del Movimento 5 Stelle, come il fatto di mettere dei cittadini nelle istituzioni. Ora io vi passo, questa è la tessera con la quale votiamo alla Camera dei Deputati. Passa lei, poi cortesemente fatemela dire. Guardate, oggi c'è la mia faccia, quella di Dalila, quella di Paolo, domani ci sarà la faccia vostra, non è uno scherzo, lo dico soprattutto ai giovani, ci sarà la faccia vostra. Voi sarete parlamentari, voi sarete i futuri sottosegretari della Repubblica, i senatori, i deputati, voi. Noi massimo 2 mandati e poi a casa. Sapete questa storia dei 2 mandati quanto è rivoluzionaria? Io lo dico sempre. Tra di noi non ci saranno mai i corrotti, certo che ci saranno. Prima o poi capiterà a qualcuno del Movimento 5 Stelle che si approfitterà del ruolo e ruberà. Succederà sicuro, è nell'animo umano. Non è che noi veniamo da Marte, veniamo da questa stessa Italia. Però noi riduciamo le possibilità che questo succeda. Come? Non candidando mai condannati, candidando soltanto incensurati. E soprattutto, ascoltate bene, mettendo la norma di 2 mandati e poi a casa. Questo che significa? Significa che io so che in Parlamento non ci potrò mai stare tutta la vita come fanno tanti politici. Pensate che Napolitano, il presidente Napolitano, è entrato in Parlamento che Stalin era ancora vivo. Voi ridete, ma è vero, è vero. Stalin era ancora vivo e lui già era parlamentare della Repubblica. Incredibile, però è successo. Perché io sto dando l'anima, Daniela dà l'anima, Paolo sta... Oh, ciao Paolo, sta dando l'anima. Perché? Perché sappiamo che faremo ritorno nel mondo reale, che non è Montecitorio dove ti trattano come se fossimo a Versailles, in una reggia francese, se ti cade qualcosa arriva un tizio che lo raccoglie. Il mondo reale sono le problematiche di Lamezia, della Calabria, dei giovani, delle persone più anziane. E noi sappiamo che faremo ritorno nella società reale, per cui stiamo combattendo per migliorarla, e è nel nostro interesse migliorarla, perché vi faremo ritorno. Non so se è chiaro, perché guardate, questo è il messaggio rivoluzionario. Come rivoluzionario che un parlamentare entri in una piazza, in un territorio che non è il mio. Io non ho dato lavori qua, nessuno. Non ho dato favori, non l'ho fatti, questa non è la mia città. E ho ricevuto insieme ai miei colleghi soltanto complimenti e ringraziamenti. Non è rivoluzionario questo. E ripeto, solo perché stiamo facendo il nostro dovere. Allora date un'occasione a Pino, ai candidati qua di Lamezia, che chiedo che salgano tutti su questo palchetto, speriamo che regga. Dategli una possibilità, guardate i volti di queste persone, guardate che qui c'è la bella Italia, quella che vuole appunto un paese normale. Guardate le facce, guardate la piazza, concentratevi su queste cose, concentratevi sul fatto che si muovono quelli del Movimento 5 Stelle, non c'è un poliziotto, si muove, Salvini, devono chiamare l'esercito. Concentratevi su questo, concentratevi sul fatto che non è facile tagliarsi lo stipendio, che sei lì dentro sballottolato a destra e a sinistra, che c'è un grande tentativo di corruzione. Pensate, a me una volta
si avvicina una deputata di Forza Italia che si chiama la, come si chiama quella del Nord Italia, la, quella bionda? Meloni, no, di Forza Italia, quella altissima. Ma che è la Montevecchi, che è del Movimento 5 Stelle, la Montevecchi? Da Biancofiore. Si avvicina a Biancofiore, un anno e mezzo fa Berlusconi era ancora senatore, e mi disse, il presidente vorrebbe conoscerla, potrebbe venire a Palazzo Grazioli. Io, ma che stile, ma a Palazzo Grazioli, arrivo lì, fotografi, poi mi sono sputtanato a vita. No, mi fa, noi possiamo farti entrare a Palazzo Grazioli senza che nessuno se ne accorga. Mi ha detto questa frase, come dire, io ho pensato che ci sono dei tunnel, sentite, si sente bene, dei tunnel segreti sotto Roma, provano in ogni modo a contaminarti, non soltanto è che ti offrono dei soldi, ripeto, però ti vogliono far sentire che tu sei migliore dei cittadini, di quel popoluccio come lo trattano loro, che per loro è buono solo durante le campagne elettorali, quando arrivano qui a chiedervi qualcosa, un voto, in cambio di qualcos'altro. Siamo noi popoluccio, siamo utili soltanto durante la campagna elettorale, fateci caso. Però vi faccio una domanda, se ci sono dei politici qui alla Lamezia Terme capaci di commettere un reato prima di essere eletti, ovvero quello di tentare di comprare il vostro voto, perché comprare il vostro voto con un voto di scambio, promettendo un posto letto ad una parente in ospedale, o un buono di benzina, un pacco della spesa, perché questo fanno, se sono capaci di fare questo, un reato, prima di entrare nelle istituzioni, cosa saranno capaci di fare dopo che saranno entrati? Pensateci. Se sono così senza scrupoli prima, che hanno ancora il controllo del voto, perché il voto è una forma di controllo popolare, pensate una volta entrati nei palazzi del potere, senza più controllo, quello che potranno fare con i nostri soldi. Il Movimento 5 Stelle potranno dire che siamo fascisti, comunisti, squadristi, terroristi, potenziali stupratori, eversori, qualsiasi cosa, populisti, demagoghi, ci hanno dato qualsiasi epiteto. Lo dico alle persone che non sono ancora del Movimento 5 Stelle, ma lo saranno. L'unica cosa che fa il Movimento 5 Stelle sta difendendo i soldi dei cittadini. Questo sta facendo, i nostri soldi. Ringrazio il candidato sindaco Pino Pippolito, vi ringrazio a tutti voi perché ci date una forza che è inimmaginabile vedere queste facce così belle. E vi dico a voi tutti, abitanti di Lamezia, guardate che qui è pieno di persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno, è pieno di persone del Movimento 5 Stelle a loro insaputa. Vi chiedo di condividere, di andare a ricordare che il 31 si vota, perché chi non vota è il massimo alleato del sistema. Chi non vota è il massimo alleato del sistema. Vi chiedo, abbassate, abbassate. Vi chiedo di essere accoglienti, perché tante persone che ancora che hanno votato i partiti sono un po' come noi fino a qualche tempo fa, anche noi abbiamo votato i partiti, ripeto. Non è che noi abbiamo la saggezza e gli altri sono cretini, no. Ci sono delle persone disinformate che dobbiamo informare, ci sono delle persone che hanno un po' paura a cambiare nonostante stiano vedendo che la Calabria sprofonda votando sempre gli stessi. E ripeto, ci sono tante persone che sono del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sanno. Io vi chiederei indietro la tessera però, se... oppure non c'è più. Dove sta? Scusate, dove sta? C'è. Me la fate vedere, per favore, vorrei che... Maurizio Gasparri, no, non è questo. Io vi ringrazio davvero di cuore, sostenete questa lista e guardate questa piazza, e agli scettici guardate come lasciamo questa piazza, che Italia normale che siamo, un'Italia normale. Arrivederci a tutti lì dietro, soprattutto Nicola Mazzocca pure secondo me voterà il Movimento 5 Stelle. Arrivederci a tutti, grazie a tutti. Fino di fuori così. Ideologia, malgrado tutto.